senza toto c'è l'uovo veramente, quindi per cui io prima non so, forse ci farete funziona, no, forse ma sì, posso parlare senza microfono, faremo non so come ci organizziamo, faremo domande e risposta, facciamo un'altra. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti voi che siete intervenuti, vedo tantissimi amici, chiaramente non posso nominarli a uno a uno, ne nomino tre perché stanno in prima fila, Paolo e Ornella Parese da Roma, che ringrazio di essere venuti, e il paese Giannone da Salerno, quindi come vedete siamo rappresentati nord, sud, quindi centro, siamo da un po' dappertutto, quindi ringrazio tutti. La precisazione che facevamo prima sul presidente e sul vicepresidente mi corre, mi dà lo spunto per salutare per la decima volta un amico che non c'è più, grandissimo uomo, grandissimo meridionalista, che è Giovanni Salemi, a cui vorrei che si facesse un caloroso applauso perché ha lasciato a novembre dello scorso anno. E che sarebbe stato sicuramente qui presente in mezzo a noi se fosse stato ancora. Detto questo, iniziamo a parlare delle brigantesse. Io più che il termine di brigantesse preferisco brigantaggio al femminile, e poi cerchiamo un po' di capire anche il perché. È difficile parlare di questo argomento, è molto impegnativo, per il semplice fatto che la vulgata storiografica dominante, che ha già trattato poco e male il brigantaggio al maschile, ha trattato ancora peggio il brigantaggio al femminile. Studi più recenti sul brigantaggio al femminile, vedremo poi in seguito che datano, non datano molto, non vado molto indietro nel tempo. Quando scrissi nel 2011 questo fortunato volume sul brigantaggio post-unitario, mi ho dedicato un capitolo abbastanza stringato alle brigantesse. Però oggi me lo sono andato un po' a rileggere e ho notato una cosa che mi era sfuggita forse allora, cioè ho notato che una delle primissime testimonianze sul brigantaggio al femminile risale addirittura al 1865, quando ancora impugnava la lotta armata dell'ex regno a due Sicilie, ed è grazie ad un diario di un certo William Boyles, che era uno strano uomo di affari inglese che era un po' ossessionato. Si vuole dire? Allora, le prime testimonianze risalgono al 1865. Questo William Boyles era uno strano uomo di affari inglese che aveva però la passione per il brigantaggio, quindi credeva che fosse un aspetto folcloristico, una cosa che magari era inventata o molto amplificata dai giornali del continente europeo, venne in Italia per sperimentare e fu trovato ad essere rapito dalla banda Manzo nei pressi di Battipaglia, quindi scoprì che non era folklore ma era qualcosa di veramente attuale e vivo, venne sequestrato, restò per parecchi mesi quindi prima che venisse pagato il riscatto, e lì ebbe modo di vedere, uno tra i primi a mio avviso, che nelle bande brigantesche vi erano anche delle donne, e lui lascia in questo suo diario, lascia una descrizione brevissima che io vorrei leggervi, e dice: fu qui che scoprì che 5 membri della banda erano donne, vestivano esattamente come gli uomini e portavano i capelli tagliati cortissimi. Non dimostravano affatto il temperamento selvaggio e sanguinario, come avevo sentito dire, caratterizzava le brigantesse. Perché i giornali del continente europeo davano di queste brigantesse, queste pseudo brigantesse, delle descrizioni truculente, feroci, che poi magari non corrispondevano alla realtà, perché come disse Boyles, che aveva sperimentato questa cosa, erano delle normali soldati che a stento si riconoscevano dagli uomini. Stiamo parlando del 1865, poi è passato un lunghissimo periodo di tempo prima che qualcuno si occupasse ancora delle brigantesse. Dobbiamo arrivare agli anni 30 con Jacopo Gelli, che però era un ufficiale del Regio Esercito e quindi aveva dato una descrizione in cui quelle donne che praticavano di briganti erano drunte, come diceva Claudio prima, druta è un termine
dispregiativo usato dai piemontesi, che significava donne di malaffare, squaltrine, prostitute, insomma, ecco, più ne metta. Poi c'è, qualche anno dopo, Mario Monti, che scrive quei due volumi che sono praticamente, però sono dei romanzi, sono dei racconti romanzati. Un primo approccio serio, attenzione che è stato protetto. Dopo Mario Monti, il primo approccio serio con la tematica è di Franca Maria Trapani, perché è stata la prima, è molto importante Franca Maria Trapani, perché è la prima che enuclea la differenza fra le brigantesse e le donne dei briganti. Ecco, chiariamolo subito. Perché c'è questa differenza? Perché non tutte quelle che salgono alla montagna e si aggregano le bande brigantesche erano brigantesse, ma potevano essere donne dei briganti, ovvero sia mogli, sorelle, madri, amanti e così via di seguito. Le brigantesse vere e proprie, cioè quelle che agivano da capo e quindi determinavano le azioni della banda, sono poche, e tra queste, fortunatamente per il nostro territorio, c'è quella bigamia di Cesare di cui parlava Claudio Saltarelli. Dopo Franca Maria Trapani fu la volta di Maurizio Restivo, ma siamo già agli anni 90 del secolo scorso, che anche lui è dunque una storia di 19 brigantesse, vengono analizzate però attraverso i documenti di archivio. Uno dei lavori più importanti è quello dell'amico Valentino Romano, che qualche anno fa, non mi ricordo quando è uscito questo, ma una decina di anni fa credo che sia uscito, scrisse un libro proprio sulle brigantesse, in cui, attingendo rigorosamente a materiale archivistico, enuclea queste 100 storie di brigantesse e poi fa una sorta di catalogazione. Ecco, questo è importante, perché lui riesce a scovare ben 858 fiancheggiatrici di quelle che, con una felice espressione, Valentino Romano chiama un popolo senza nome. Quindi abbiamo detto questa differenza da tenere sempre presente fra brigantesse e donne dei briganti. Chiaramente, come dicevamo prima, ogni banda brigantesca aveva una o più donne, che non erano però quelle che la vulgata storiografica dominante riferisce e considera drude, ovvero sia delle prostitute che erano lì solo per il sollazzo dei briganti, ma erano vivandiere, erano fiancheggiatrici, erano quelle persone che andavano nei paesi a prendere viveri, a raccogliere notizie per poi riferire, facevano le staffette, come si suol dire, no? Un termine che magari molto, molto conosciuto al movimento partigiano nel corso dell'ultima guerra. Chiaramente anche nella nostra zona, che è l'alta terra di lavoro, era la parte più settentrionale del Regno di Napoli, diciamo grosso modo nella zona che va dal Matese, ovvero sia dalla bassa provincia attuale casertana fino a Sole, quindi fino ai confini dell'Abruzzo, anche qui ci sono state delle brigantesse o donne dei briganti, di cui è utile dare qualche cognizione, qualche notizia. Io chiaramente tratteggerò solo brevemente, anche per togliere spazio agli altri illustri relatori, però tra le nostre brigantesse, ovvero sia le brigantesse del territorio, possiamo per esempio ricordare Rosa Antonucci, che era nativa di Arpino, che era la compagna di Francesco Cedrone, che era di San Donato Val di Comino e che era un luogotenente del famoso Luigi Alozzi, alias Chiavone, a cui oggi l'amico Emilio De Biasi è andato a dare omaggio, perché ogni ci va spesso, insomma, lì da quelle zone, la zona di Veroli. E Rosa Antonucci, e questo già vi fa capire qual era la sorte riservata a queste donne, venne uccisa nel febbraio del 1866 a Filentino nel corso di un conflitto a fuoco con la milizia papalina. Poi abbiamo Cristina Cocozza, una ragazza che le cronache descrivono bellissima, che era nativa di Valvoli, che è oggi una frazione di Valle Rotonda, era la compagna di Bernardo Colamattei. Bernardo Colamattei era il brigante di Colle San Marco, quindi è qui a pochi passi da noi. Fu proprio Cristina Cocozza a indurre Colamattei a consegnarsi alle autorità di pubblica sicurezza, dopodiché di lei si perdono le tracce e quindi non si capisce che fine abbia fatto, e questa è una sorte comune a molte brigantesse. Riguardo a Cristina Cocozza c'è un ritratto assolutamente truculento di
di Jacopo Gelli, che chiaramente, come ho detto prima, da prendere con beneficio di inventario, perché questo Gelli era un ufficiale dell'esercito sabaudo, per cui, e quindi regio, per cui è chiaro che partiva da un pregiudizio già assolutamente inaccettabile. Poi c'è Maria Capitanio, che era di San Vittore del Lazio, attualmente l'ultimo comune della provincia di Frosinone, prima di quello di Caserta, che era la compagna di Agostino Luongo. Agostino Luongo era un operaio che lavorava alla costruzione della ferrovia, che però dopo il 1860 decide di andare alla macchia e di diventare brigante e di combattere i piemontesi. Faceva parte della banda Ciccone, la banda di Giacomo Ciccone, o Ciccone a seconda di come le fonti lo trattano, che è un altro capo brigante che era nativo di Caspoli, che è una piccola frazione di Vigliano Montelungo, che noi abbiamo ricoccolato l'Esaltarella, abbiamo ribattezzato la Brigantopoli della Terra di Lavoro, perché è una piccola frazione che avrà 150 abitanti. Attualmente dove sono nati ben 3 capi briganti, compresa Michelina di Cesena, non è una cosa di tutti i giorni. Questa Maria Capitanio nel marzo del 1868 vede ucciso il suo uomo in un conflitto a fuoco con la Guardia Nazionale dei paesi di Presenzano, e lei viene catturata, viene sottoposta, viene condotta in carcere di Serbia, viene processata, però siccome il padre era un agiato possidente terriero, riesce a corrompere i giudici, quindi come si può vedere anche i giudici piemontesi, caro Bella, si facevano corrompere, perché il denaro corrompe anche i più virtuosi, ammesso che il concesso che ce ne siano, e quindi riesce a liberarla da questo processo, riesce a farla prosciogliere. L'avvocato, evidentemente sindaco, è stato molto, molto abile, perché riuscì a far passare la versione che era stata costretta, era stata rapita da questo Agostino Luongo, e quindi era stata costretta a seguire il suo uomo in montagna, quando invece la cosa non era così. Non si sa neanche di Maria Capitanio alla fine. C'è una leggenda che vuole che Maria Capitanio, l'ultimo giorno che doveva stare in carcere, doveva essere liberata, non volendo più tornare al suo paese, perché questo era il dramma delle donne del brigantaggio al femminile. Quando la donna saliva in montagna e andava e diventava brigantessa, poi non poteva tornare al suo consorzio civile, al suo paese, anche perché veniva additata come quella famosa druta di cui parlavano i piemontesi. E quindi la leggenda, non ci sono chiaramente documenti che comprovano questo fatto, però la leggenda vuole che lei l'ultimo giorno, proprio che stava in carcere di Serbia, si sia suicidata in una maniera feroce, ovvero sia spezzò il bicchiere in tanti pezzi di vetro, inghiottì questi pezzi di vetro e quindi si suicidò. Però diciamo, questa è una leggenda che è ancora tutta da verificare. Un'altra brigantessa di cui possiamo dire due parole è Nicolina Iaconelli, che era di San Biagio Saracinesco, un paese come Menarde al di sopra di Cassino, ed è importante questa Nicolina Iaconelli perché era la donna di Domenico Fuoco, che era il taglialegna di San Biagio Infine, ex sergente dell'esercito borbonico, uno dei briganti più importanti del periodo post-unitario. Anche lei venne catturata a Scifelli nell'agosto del 1865 dai francesi, venne condotta in carcere a Roma, e di lì anche di Nicolina Iaconelli si perdono le tracce. Sicuramente però avrete già capito dai riferimenti molteplici che sono stati fatti, la figura più importante è sicuramente Michelina di Cesare. Per tanti anni c'era qualcuno che diceva di Cesare, invece il Sangioetto. No, pare di no, sentire lei è doppio. Sono i briganti che ci difendono, sì, devono aver paura. Quindi. Michelina di Cesare, che nasce a Caspoli di Vigliano Montelungo, ed è una vera e propria brigantessa. Ecco, qui siamo di fronte proprio ad una brigantessa che prendeva le decisioni, che collaborava attivamente con gli spostamenti alla banda, con i conflitti a fuoco e quant'altro. Era la compagna di Francesco Guerra, che era un ex sergente dell'esercito borbonico, che aveva combattuto con molto valore sul Volturno. Il 30 agosto del 1868 sul Monte Marrone c'è un conflitto a fuoco con i briganti, con i soldati del Regio Esercito e con la Guardia Nazionale. Ciccio Guerra viene ucciso assieme ad altri compagni, mentre Michelina di Cesare viene
rimane gravemente ferita. Nessuno però aveva capito che si trattava di una donna, in quanto vestivano sempre proprio alla maschia. Viene portata nella piazza principale di Vigliano Montelucco, viene denudata e allora si accorge che si trattava di una donna. Viene denudata, viene seviziata fino a che non rende l'anima a Dio, e il suo corpo, il segno di ludibrio, viene esposta per 3 giorni interi nella piazza di Vigliano Montelucco. Questa era la sorte che i piemontesi riservavano alle donne. Però ripeto, come ho detto prima, questo è un mondo per la taglia femminile, è un mondo ancora tutto da scoprire, da studiare, da valutare attentamente. Anche nella nostra zona ci sono anche come Subiria di Cetere, ci sono ancora molte cose da cercare di scoprire e di vagliare attentamente. Sicuramente è il dramma del dramma, no? Se il brigantaggio, già come diceva Claudio, è stato un dramma, no? vedere italiani contro italiani, perché si trattava di una vera e propria guerra civile che tra assopimenti e recrudescenze è andata avanti fino al 1870 ed anche oltre, perché negli archivi di Stato ci sono documenti che attestano di conflitti briganteschi anche nel 1874, 1876 per esempio. Però capite benissimo che il brigantaggio al femminile è stato ancora un dramma, come dicevo, un dramma nel dramma, perché proprio per la condizione femminile, cioè vedere queste persone che da massaie, da casalinghe, da donne di famiglia si trasformavano in brigantesse, in donne dei briganti, e soprattutto avevano, come Michelina di Cesare, più determinazione, più coraggio addirittura dei capi banda, cioè è qualcosa che lascia molto da riflettere. Io concludo con una riflessione con una proposta, soprattutto alle donne che vedo qui molto presenti in maniera fortunatamente molto numerosa, fortunatamente non brigantese, quindi non vedo schioppi, per cui possiamo stare tranquilli. L'8 marzo, caro Romello, è la festa della donna. Giusto? Non la festeggio, vabbè, però è la festa della donna, anche una festa consumistica, diciamo, però è la festa della donna. Si ricordano donne di tutte le razze, di tutte le epoche e di tutte le più svariate circostanze. Perché un anno, magari proprio voi come istituto di ricerca storica del Sicilia, non dedichiamo, o come associazione identitaria Alta Terra di Lavoro, perché non dedichiamo una giornata, ormai l'anno prossimo, l'8 marzo, a una di queste brigantesse? In fin dei conti sono state donne anche loro, forse donne con gli attributi, però sono state più donne, diciamo così. Quindi io, ecco, lascio con questa proposta: si ricordano tante donne benemerite per l'amore di Dio, ricordiamo una volta tanto queste brigantesse che sono state, come dire, dimenticate non soltanto dalla mutata storiografica dominante che abbiamo volutamente messo fuori, ma che continua ad essere oltraggiato, come diceva Claudio, con birre che si chiamano trude, con articoli che non hanno niente a che vedere. Insomma, cerchiamo di restituire a queste donne briganti, o briganta, come dice qualcuno, me non piace, per cui per l'amore di Dio, cerchiamo di restituire a queste donne la dignità che tanti anni e tanti silenzi della storia e tanti anni passati così hanno dimenticato, hanno nubilato, hanno stravolto. Ecco, cerchiamo di fare nostra questa proposta per restituire, sia pure in colpevole ritardo, una dignità a queste donne che per tanto tempo non l'hanno avuta. Vi ringrazio per la cortese attenzione.